Gemelli, buongiorno. Eccoci per il vostro oroscopo settimana che vanno dal 15, vediamo se riesco a calibrare meglio questa videocamera. Ok, dal 15 al 30. Vediamo come si posizionano nel cielo le energie. Intanto, dalla vostra parte sicuramente il giorno 20 l'ingresso del sole entra proprio nel vostro segno. Fantastica, fantastica opzione per i gemelli, ritrovano l'ottimismo, ritrovano la grinta. Altro ingresso importante, Marte. Marte, sempre il 20 alle 3 e mezza circa il pomeriggio, dal Cancro passa in Leone, quindi si posiziona in sestile. Allora, Marte e Sole entrambi di base hanno le fiamme, il fuoco, quindi stiamo attenti a non prendere fuoco facilmente. Poi per il resto, diciamo, c'è abbastanza positività. Le altre energie quali sono? Beh, nei segni d'aria come voi abbiamo Plutone retrogrado in acquario che vi aiuta. Nei segni di fuoco in questo momento abbiamo Marte che entra a Leone, Lilith Leone, quindi grande carica anche erotica per quanto riguarda i segni di fuoco, ma anche per voi dei gemelli. I segni di terra fanno l'amplein in toro con il Sole fino al 20 che è in toro, Mercurio che è lunedì 15 passa diretto. Poi che abbiamo Urano sempre in toro, il 19 la luna nuova in toro, Giove martedì 16 dall'Ariete passa in toro, quindi guardate quante energie di terra che ci sono in questo cielo. Dopodiché cosa abbiamo? Beh, abbiamo i segni di acqua. I segni acqua, Marte e Venere in cancro, Marte però l'abbiamo detto fino al 20 alle 15:30 circa, mentre e Venere invece continua la sua gita in cancro. E poi purtroppo abbiamo quella scomodissima quadratura di Nettuno e Saturno in pesci, quadratura per voi intendo, quindi segni d'acqua sono due forti. Adesso andiamo a vedere come saranno le tue 2 settimane, come la tua energia, gemelli. Allora, energia interna dei gemelli. Gli amanti, il vostro segno, il vostro arcano, energia esterna, il diavolo, gli amanti al contrario. Gli amanti solitamente sono l'arcano maggiore che corrisponde proprio ai gemelli, quindi in qualche modo vi sentite nel vostro potere. Però c'è anche da dire che gli amanti indicano l'indecisione. Ok? In qualche modo la vostra energia è molto positiva, molto. Pensate con calore al vostro amato, però stiamo attenti all'energia di fondo, che invece sono gli amanti al contrario, in cui le due persone guardano ognuno da un lato diverso, come se un rapporto di base si sia deteriorato. Quindi, cari miei gemelli, sembra che dobbiamo concentrarci su un rapporto sentimentale, soprattutto, in cui voi avete un attimo ancora i cuoricini negli occhi. Questa è la mia sensazione, mentre effettivamente il rapporto mostra segni di allontanamento e di deterioramento, però andiamo a vedere se effettivamente è così. Allora, certo, un giovedì con 13 è molto difficile. 5 di coppe, 9 di denari, 3 di coppe, 3 di spade. Io credo che la vostra energia sia un po' in dubbio, indecisa, tra una serie di dubbi, tra la voglia di prendersi cura di sé,
e portare avanti un rapporto che secondo voi ancora ha delle ottime basi, e contemporaneamente il senso di sfiducia, di dolore che vi arriva, è come se dentro di voi percepiste che comunque c'è qualcosa che non va in un rapporto o in una situazione. Potrebbe anche essere una situazione affettiva in generale, anche che riguarda amicizie. Devo dire che però i gemelli, la leggenda dei gemelli è propositiva, questa è la cosa importante. Tutti questi dubbi servono semplicemente a prendersi più cura di sé e a superare in qualche modo il dolore. Il 3 di spade, che è il dolore per antonomasia in genere, qui ci mostra le parti, ognuna volta dall'altra parte. È come se ci si focalizzasse su punti diversi, su punti differenti rispetto a quello che è il centro della ferita. Quindi non dico che è completamente superata questa ferita, c'è, è in atto, però in qualche modo vede un vostro allontanamento, un vostro quasi un respingimento, lo avverto io, di questa sensazione di dolore. Quindi i gemelli cercano, stanno. Mi arriva anche che state cercando in qualche modo di ricomporre dei rapporti, rapporti che però mostrano il passo, hanno segnato il passo. C'è molto consapevolezza, molto, cioè voglia di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, maggiore voglia di stare con gli amici, voglia di affettività e anche di pensare a sé. Tutto questo, ok? Chiaramente va un attimo, non per tutti, va però un attimo in disaccordo con il rapporto per eccellenza che voi avete nella mente. Ecco perché secondo me quel 5 di coppe e quel 3 di spade. È un gemelli che, ripeto, ha ancora i cuoricini negli occhi, forse i dubbi cominciano comunque, quel 5 di coppe, e comincia a pensare che deve pensare più a se stesso o a se stessa. Sicuramente abbiamo il diavolo, quindi c'è una situazione che effettivamente per voi non soltanto deleteria, in qualche modo vi attrae in una maniera esagerata anche. Ancora il diavolo. Quindi o esternamente c'è qualcuno che vi attira molto fisicamente, molto, e che in qualche modo è disposto ad aprirsi e ad aprirvi, ad aprirsi, sì, per voi in una nuova storia sentimentale, qualcuno che sta venendo verso di voi con voglia di successo. Allora, Gemelli, io ho la sensazione, guardando le carte ben schierate qui, con questo soprattutto di base, che siete davanti a un momento comico, di grande passaggio. La consapevolezza che in un rapporto ognuno guarda la sua parte, esternamente qualcosa che vi attira tantissimo, tantissimo. Non escludo, non posso escludere che è la stessa energia, ok? In cui effettivamente un rapporto sembra aver ceduto ormai con questa carta, che però continua ad attrarvi, dal quale non riuscite a staccarvi, ok? Anche se c'è questa voglia di aprirsi al nuovo, anche se c'è questa. Abbiamo il carro qui. Quindi c'è la consapevolezza di andare avanti. Il carro, il 6 di bastoni mi danno proprio il senso del trionfo, il senso della vittoria. Quindi
Quindi si va, ci si apre, però convinti di vincere. Questa è anche una vostra ossessione, o è l'ossessione della parte esterna, io ve lo dico, perché mi sa proprio di ossessione. Vi ripeto, non riuscite a staccarvi, o è una persona a fianco a voi che non riesce a staccarsi da voi. Però devo dire che secondo me qui, perché mi vedete così titubante? Perché il diavolo potrebbe rappresentarci due situazioni diverse. In una, la parte esterna, proprio una terza parte, quindi una parte, potrebbe essere una situazione lavorativa, anche se c'è la su di denari, la su di coppe, una situazione in cui ci si apre a nuove eventualità, ok? Per qualcuno ci potrebbe essere un trasloco, un cambiamento di casa, un andare avanti verso qualcosa di positivo, qualcosa che ci attira incredibilmente. Un cambiamento drastico comunque. Per altri invece è rappresentato dalla incapacità di staccarsi da una persona e da un rapporto che però in qualche modo in questo momento vi vede ognuno dalla sua parte, quindi che in qualche modo ha fatto il suo tempo in questo momento, magari poi lo riprendete, ok? Quindi ognuno di voi può essere in una o nell'altra situazione, ricordatevi che siete tanti e che quindi arrivano energie di tanti. Ripeto, due possono essere le situazioni, o che quella persona che voi continuate a vedere con i cuoricini, ma su cui già avete dei dubbi, sul rapporto avete già dei dubbi, secondo me, quindi cominciate a pensare molto a voi stessi, però c'è questo rapporto che ancora in qualche modo vi lega, ok? Non riuscite a staccarvi. D'altra parte potrebbe essere invece una persona esterna o una situazione esterna che non vi costringe, che vuole assolutamente arrivare a una vittoria nei vostri confronti. Ok, molto forte comunque questa energia, molto forte. I segni che si fanno strada in queste prime carte, soprattutto sono i gemelli stessi, lo scorpione e il cancro, quindi molti segni d'acqua. Adesso andiamo a vedere le settimane. Allora, 15, 21, gemelli, 15 al 21, 5 di denari, 8 di spade, 10 di coppe, 6 di denari, 2 di coppe. Alterniamo le fasi pratiche alle fasi sentimentali. 5-6 denari, è una settimana in crescendo soprattutto da un punto di vista pratico, da un punto di vista lavorativo. Inizio settimana vi vedo molto riflessivi, soprattutto su quello che vi manca del rapporto a due, del rapporto sentimentale, molto riflessivi sul rapporto di coppia questa settimana, i gemelli. Martedì e mercoledì potreste avere uno di quegli attimi in cui vi chiudete a riccio e non comunicate, purtroppo è tipico. Siete fissati sui vostri pensieri e non comunicate. Il 10 di coppe di giovedì e venerdì mi dà l'idea che vi riapriate, soprattutto se c'è la famiglia, degli affetti, gli affetti. Il 6 di denari di sabato e domenica mi dà l'idea che vi siete in qualche modo riappropriati del vostro equilibrio. Ripeto, molto centrale è il senso di appartenenza, il rapporto a due. Ok? Vediamo adesso dal 22 al 30. Nove di spade, regina di bastoni, tre di bastoni, re di denari, quattro
4 di bastoni. 3 di bastoni e 4 di bastoni. C'è un'evoluzione nella vostra passionalità. Il 9 di spade mi dà un inizio di settimana abbastanza tribolato, ma proprio nei vostri pensieri, come se aveste notti insonni, pensieri scoordinati, pensieri negativi. Poi però in qualche modo vi riprendete a metà settimana. È come se state aspettando delle occasioni, state valutando, più che aspettando, valutando, mi viene da dire, state valutando una serie di occasioni, vi vedo molto forti. Qualcuno, questa energia potrebbe anche essere di qualcuno che vuole, che prova passione nei vostri confronti, ecco, facciamo così. Il re di denari di sabato e domenica prossima, parliamo fine mese, vi vede trionfare un po' come, tra virgolette, il marito. Perché lo dico, c'è un 4 di bastoni, quindi la persona fissa di un rapporto stabile, la persona di riferimento di un rapporto stabile, un rapporto di unione in pratica, oppure con un capo, una situazione lavorativa stabile. Devo dire che c'è un grande riscontro fine mese, magari c'è già il sole pure tra l'altro dalla vostra parte, più positivo, c'è riscontro, c'è il vostro sentirvi parte di qualcosa di sacro, tra virgolette, da un punto di vista delle unioni e dei rapporti, e lo vedo da questo 2 di coppe a fondo mazzo e da questo 4 di bastoni. Due carte che in genere mi danno le fiamme gemelle, quindi molto particolare, molto importanti queste energie, ripeto, soprattutto relativamente a rapporto a due, rapporti sentimentali, il sentirsi energeticamente attratto da qualcuno o da qualcosa, anche se devo dirvi ci sono anche tanti pensieri negativi, è vero, siete un gemelli, alternate questi momenti, quasi in contemporanea le alternate, però è anche vero che questi saranno 15 giorni in cui in particolar modo la vostra parte sentimentale viene nutrita nel senso che i vostri pensieri sono rivolti soprattutto a questo rapporto, a questa persona, a questa situazione, a questo sentimento. Ok, caro il mio gemelli, questo è il tuo oroscopo che ti vede veramente protagonista di situazioni sentimentali, soprattutto i tuoi pensieri, ricordiamoci che è un segno molto molto cerebrale. Adesso andiamo a vedere un oracolo. Il sesso. E la solitudine. Entrambi erano il contrario, però le prendo a detto perché queste carte non le ho mischiate, al detto il contrario. Sono due carte che apparentemente fanno a botte, la solitudine. L'oracolo invita a immergersi pienamente nel proprio essere. Questa carta segna il termine delle tantissime esperienze nel mondo esteriore e indica la via da seguire per compiere un'ulteriore evoluzione. Al culmine di tante esperienze, dissolto l'egoismo, l'idea di essere un piccolo io separato in lotta contro tutti e tutti, ci si ritrova soli, nell'intima unione che è l'essenza della vita, si è soli. Quindi è vero, voi vi siete... è una settimana in cui vi date molto al pensiero, sono 15 giorni, al pensiero dell'altro, al pensiero di un rapporto, eccetera, eccetera, però alla fine il senso di solitudine è quello che prevale. Il sesso, gli avevo fatto vedere che c'era molto diavolo in queste carte. All'inizio dell'unione l'amore è sessualità. Per evolvere occorre abbandonarsi al gioco più semplice dell'amore. Quindi vi si chiede di abbandonarvi. Il diavolo, l'abbiamo visto, in qualche modo la vostra parte più istintiva, più sessuale, un po' meno razionale e cerebrale in questo momento,
D'altronde ricordiamoci che avrete dalla vostra parte Lilith e Marte. Vi ho detto prima, a parte che il Sole, guardate quanta passione c'è nel vostro cielo, ed è proprio la passione da quella che vince in questi prossimi 15 giorni, con o senza la persona di riferimento della vostra vita, perché d'altronde abbiamo visto quel rapporto che sembrava un po' slegarsi, ok? Perfetto, Giovanni, questo è il tuo oroscopo. Settimane che vanno dal 15 al 30. Ci vediamo prossimamente. Bye bye.